ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzina e Canale, un altro Baby insieme. Ormai stiamo facendo la conta dei giorni che mancano al Derby d'Italia, meno 4, e oggi parleremo sicuramente anche dei arbitri designati, gli assistenti, il quarto uomo e il VAR, perché l'AIA appunto ha comunicato i vari nomi ufficiali per il Derby d'Italia del 26 novembre ore 20:45 all'Allianz Stadium, partita di cartello come sapete, e tra l'altro ci sono anche degli incroci molto interessanti negli altri campi, perché ci sarà per esempio Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina, Roma-Udinese, insomma abbiamo la possibilità comunque, battendo l'Inter, anche di staccare ancora di più quelle dietro. Parleremo anche di queste parole appunto di Pistocchi, in, diciamo, riferimento a Conte, perché secondo lui Conte si è già promesso alla Juve e molto probabilmente a giugno sposerà il progetto dei giovani per riaprire il ciclo e ripulire la continassa. E poi andiamo a vedere sicuramente anche qualcosina sul discorso infortunati, chi rientra alla continassa e altri piccoli dettagli su Pogba, perché la Pimenta, come avete visto anche voi nelle ultime notizie, ha parlato ai microfoni appunto dicendo la sua opinione sul ragazzo e di quando secondo lei potrebbe tornare. Prima di partire con il contenuto, ovviamente come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione, un bel like alto alto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per ricevere ogni notifica di ogni video e rimanere sempre aggiornati su quello che posto. Oltre a questo, bei saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti e i non iscritti e anche a tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati, tra questi saluti in particolare oggi Simo. Un abbraccio. Allora, partiamo come sempre dai virgolettati e dalle stivellate famose che vedo che vi piacciono molto. Allora, come abbiamo visto, Pistocchi è stato anche molto deciso e diretto in quello che ha detto, perché come sappiamo tutti è anti-juventino, però quando deve dire le cose come stanno non ci pensa due volte. E secondo lui questa sarà l'ultima stagione, quindi altra conferma rispetto a Stazzaroni e Sabatini, di Allegri sulla panchina della Juventus, a maggior ragione se dovesse vincere lo scudetto, perché se ne andrebbe da vincente, si rivaluterebbe come allenatore, quindi non si accorcerebbe la carriera e magari andrebbe in un'altra piazza. E ripeto, Conte è il numero uno dei candidati a subentrare. Perché dico questo? Perché la proprietà si è convinta di investire sui giovani. Avete visto il progetto Under 23 Next Gen, è vero che non sta andando benissimo a livello di classifica, perché la Next Gen è nelle zone basse, rischia addirittura di retrocedere nei semiprofessionisti e non di andare in B. Però sono stati buttati molto più soldi nella prima squadra per fare un mercato faraonico nel 2021 e nel 2022, non ci sono stati trofei e quindi l'obiettivo è quello di mantenere un'ossatura di un certo livello con i giocatori che abbiamo, perché la rosa è competitiva e lo dimostrano i risultati quest'anno, secondi dietro l'Inter a meno 2, però coadiuvata dai giovani. Ecco perché Conte è andato a fare ricognizione anche da Montero in Under-19 per capire quali potrebbero essere dei profili interessanti da appoggiare alla prima squadra per il prossimo anno e ovviamente già usufruire di quelli che sono la next gen e di quelli che sono in prima squadra come il Diz, Hausen, Nonge, Nicolussi e altri appunto a disposizione. Quindi ragazzi, come avete sentito, c'è qualcosa che si sta muovendo, ecco perché continuo diciamo a punzecchiare, a martellare su questo discorso, perché in questo momento qua, al di là del fatto che bisogna fare i complimenti a tutto il gruppo e a tutti quelli che stanno lavorando per mantenere la Juve seconda, ma guardiamo avanti, lungimiranti, perché solo cambiando guida tecnica a giugno si può alzare l'asticella. Lo abbiamo visto, siamo ormai a un punto di non ritorno, lo spogliatoio è ancora più spaccato, quelli che sono dalla parte dell'allenatore e quelli no, e quindi è molto complicato continuare a trainare la barca in questa situazione, ci vuole una svolta. E diciamo che in questo momento qua sono pochissimi gli allenatori che diciamo non hanno paura di bruciarsi venendo alla Juventus e sono sicuri di ricostruire dalle macerie, sono pochissimi. Potremmo fare due nomi degli stranieri, Klopp e Zidane, perché ovviamente Guardiola è fuori mercato, Conte tra gli italiani, perché i piccoli, Thiago Motta, italiano e Palladino, non so se se la potrebbero sentire di arrivare in una, diciamo, in una granatiera, in una grande, dopo essere stati solo in delle piccole o medie squadre, e in qualche modo ricucire l'ambiente, rimettere un gioco, ridare uno spirito diverso, un DNA diverso, con una mentalità completamente modificata. È complicatissimo. Quindi ecco perché le soluzioni possibili sono poche, e sapete benissimo che Elkan, che in questo momento non è che abbia fatto chissà che per aiutarci,
predilige uomini dal DNA juventino, cioè uomini che conoscono bene l'ambiente e che si adatterebbero in un batter d'occhio diciamo, all'ambiente Continassa. Quindi, insomma, aspettiamo prima di dare giudizi definitivi, però è sempre bello scambiare opinioni con voi e vedere le notizie come girano e rigirano. Ecco, come vi stavo dicendo, la situazione prima della partita. Allora, è stato designato Guida, che fondamentalmente è un ottimo arbitro, con Irrati al VAR, che in questo momento qua è quello che ha ottenuto i risultati maggiori e la pulizia di rendimento più alta. Per quel che riguarda gli assistenti, Meli Alassio, come avete ben visto, e Massa come quarto uomo. Quindi, insomma, è una crew scelta dall'AIA che a me fa ben sperare. Vedremo poi come si comporteranno durante la partita. Speriamo che non sia una partita maschia con tante ammonizioni e con un gioco scorbutico e che ci sarà un bel calcio. Ce lo auguriamo tutti, è una serata straordinaria. Ovviamente, diciamo che c'è sempre stata una grande rivalità tra le due, Juventus e Inter. Quest'anno, dopo tanto tempo, finalmente Juve e Inter si giocano lo scudetto tra di loro, perché come sapete precedentemente era veramente da tanto che l'Inter e la Juve non si giocavano viso a viso lo scudetto. La Juve ha sempre giocato gli scudetti, ha avuto rivalità col Napoli, col Milan, prima, precedentemente con la Roma, quindi è veramente anche questo un'emozione, no? Potersi contendere lo scudetto con una squadra che, ripeto, ha le coppe e noi non le abbiamo, ha sicuramente qualcosa in più di noi al centrocampo, però in questa partita specifica gli mancano Pavard e Bastoni, quindi secondo me la Juve può veramente fare la voce grossa, soprattutto se recupera giocatori come Locatelli e Miretti, che ci farebbero mente comodo. Tra l'altro oggi si è ripreso ad allenarsi e Gatti e Ken, Chiesa, si sono appunto presentati alla Continassa, belli, vogliosi e volenterosi di cominciare ad allenarsi in vista della partita e con lo spirito giusto e combattivo. Rabiot anch'esso ha parlato ai microfoni, bello aitante e contento, no, di stare alla Juventus, ha detto che per lui conta soltanto vincere e non giocare bene. Altre parole di sostegno al suo allenatore, mi è venuto anche un po' da ridere. E poi, ultima cosa prima di concludere il video, Pogba, la grana Pogba, perché Pimenta ha parlato ai microfoni dicendo che Paul è pronto a ritornare appena può essere a disposizione per giocare, non ha menzionato il discorso squalifica e deferimento, dovrà ancora arrivare, lo stiamo tutti aspettando con ansia, e poi ha parlato anche del discorso del mercato di gennaio, proteggendo il suo assistito Pogba, dicendo che è complicatissimo fare mercato a gennaio, ha parlato leggermente di Thuram, che è un ottimo colpo, ma è difficile che l'inizio lo liberi, specialmente perché Farioli si sta giocando la Ligue 1 e il trofeo, e ha detto che, diciamo, che il mercato più facile per gennaio è quello dei brasiliani, perché il campionato finisce a dicembre e ricomincia a marzo. Quindi molti giocatori cercano un rilancio e cercano appunto di strappare un contratto con una big italiana. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato anche su Stivello Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto ragazzi, forza Juve!